La Sicilia non so, mi attrae per molte ragioni, forse perché è una terra veramente tragica e anche comica, ma soprattutto tragica. Vorrei che la gente uscendo dalla visione di questo film dicesse: è strano, abbiamo riso tanto e siamo spaventati. È legato in uno dei capitoli più sontuosi e più belli della storia del cinema. Fateci caso. Solitamente che questo film era fatto per il pubblico, sicuramente non per te, perché già conosci bene un certo pubblico. Dov'è che le cose cominciano a impoverirsi, a sparire, a precipitare nel nulla? Formazione dell'uomo sulla terra. La terra è ricca di profumi, sapori, colori, usanze, giubili fescennini, libagioni, riboboli, luoghi comuni, tradizioni. Fateci caso, quando se ne vanno via i cinema, quando se ne vanno via le librerie, quando se ne vanno via i teatri, quando se ne va via tutto quel corredo di segnali che danno il senso della vita e della qualità della vita. E siccome da parecchi anni seguo il buddismo tibetano, anzi vi devo dire che mi sono, come posso dire, abbeverato a tutte le fonti, dal 1970 fino a oggi, conosco tutte le religioni e tutte le cose che hanno fatto. Suoni come il canto degli uccelli, ha concepito l'uomo ad essere custode ed ammandatore della propria cultura, dove il tempo si scandisce con il tintinnio ecclesiastico delle campane. Quindi sono andato a Kathmandu a intervistare tre lama tibetani di quelli di altissimo livello, e poi, per non fare torto all'Occidente, ho intervistato anche parecchi occidentali, scienziati americani per esempio, cristiani. È chiaro che sono andato a cercare tutti quelli che credono nella reincarnazione. Ha consentito di comprendere il meteo secondo le gocce di rugiada, delle foglie e il loro movimento. Grazie. Perché non mi interessa parlare con gente che è atea, per dire, ognuno fa quello che vuole. Ma in questo caso la storia della reincarnazione è una cosa determinante per seguire questo film. Barzamemi, ripeto, va sempre bene. Il cavallo siciliano rappresenta l'amore tra l'uomo e la donna, la scialda che rappresenta la virilità, la durezza avvolge in un abbraccio di protezione, la ricotta che rappresenta con il suo candore la morbidezza, la dolcezza e la delicatezza della femminilità. Bravo. Grazie. È strano, abbiamo riso tanto e siamo spaventati.